Benvenuti sul mio canale. Oggi giornata a pasto libero. Siamo andati a prendere il dolcetto, raga. E stasera pizza, serata pizza. Poi facciamo due patatine, una letta di pollo e un soufflé. E il dolcetto, raga, il dolcetto. Cioè, secondo me questa qua è la pasticcera buonissima, più buona che esiste, vero mo? Sì. Allora, adesso stiamo andando a casa. Era tantissimo che non prendevamo i dolcetti in questa pasticcera. Quanto tempo è passato, amo? Tantissimo. Vero? Sì. E vabbè, andiamo. Non sapete cosa c'è qua dentro. Vabbè. Arrivata a casa e mettiamo in frigo questa prelibatezza. Raga, eccoci. Così mi vedete. E prepariamo la pizza. Qua ce ne sono due. Però ne facciamo una. Perché due sono troppe. Ok, allora intanto si stanno facendo le patatine fritte. Prendiamo salsiccia, gorgonzola. Tu come la vuoi, pizza, mo? E mozzarella. Salsiccia e mozzarella. Allora, dalla parte mia metto la gorgonzola, dalla parte tua no. Ma è uguale, però. Ah, pure tu? Ok. Sì. Prepariamo. Ecco la pizza, raga, e patatine. Patatine, raga, no, tutte mie ovviamente, con la maionese. E fritti misti. Ok, mo aspettiamo un attimo che si freddano. Patatine, quanto sono buone, raga, con la maionese. Queste sono le cave di granchio, che io amo. Ah, bruciano. Ok, aspettiamo. Ok, raga, adesso assaggiamo. Ma che era? Buono. Qui ci stanno tre chele, perché ne mangio una, lui due, alette di pollo, uno per uno, supplì e questi polletti. Quindi questi sono i miei. No, questi qua sono del King, non voglio toccarli. Questi 1, 2, 3, 4, 5 sono i miei. Questi qua sono del King. Tieni, amore. Queste sono cosine di pollo. Serata pizza. Voi regà, va a mangiare il sabato, io la pizza, ma mangio una settimana quando me va. Alette. Le alette di pollo piccanti sono la cosa bellissima. Comunque, raga, il piattino sì, non ce l'ho perché cioè, a me serve sinceramente. Se dite questo è il secondo sgarro della settimana, io l'ho fatto il 14 lo sgarro, quindi passerò più di più di una settimana. Che buone le alette, amore. Che buone le alette! Come la Ambra, guarda, sei felice mentre... Chi è che non è felice mentre uno mangia? Ah, non mi dite che stasera è tanto, perché veramente una letta, uno stick di pollo e una chela di granchio. Non penso sia tanto. Patatine fritte. Fai vedere che te se mangiate te, dammi, catto. Dammi il piatto che cioè sono finite perché no, che ha mangiato tutto il King, quindi me ne sarò mangiata tipo 5, però queste alette, raga. Buone. Quindi, una letta. Ah, un supplì, eccolo. Una letta, un supplì, guardate come fila. Oddio. Una letta, un supplì e una chela. Ah, è uno stick di pollo. Aspettiamo. Un attimo che brucia. Brucia! Aspettiamo. Raga, ecco il mio trancio di pizza. Non è una pizza tonda, è un pezzo. Il trancio. Adesso la taglio.
Ah, raga, diciamo che stavolta sono molto più fiera di me perché è stato uno sgarro. E l'altra volta, beh, era troppo, ma non era troppo, diciamo. Perché in confronto a come mangiavo una volta, lo sgarro dell'altra volta, cioè, comunque non era niente. Però questa volta, cioè, mi sento meno a guardarmi, ecco, perché ho mangiato questo pezzo di pizza e un'aletta, una cosa, quindi sono felice. Poi c'è il dolcetto e basta. Assaggiamo. Assaggiamo com'è venuta questa pizza, raga. No. La prima volta che mangio la pizza al gorgonzola. Com'è buona? Buona, raga. Buona. Qua si è spezzata così. Oddio. Wow. Buona questa, questa pizza così, lo sai, mo? Questa pizza lunga. Beh, io comunque... Raga, già sono piena. Oh. Questa volta sono la più brava allo sgarro, vero? Sì. Tra l'altro la pasta, panino, cose. Questa volta, raga, questo è uno sgarro fatto bene, vero? Poi, raga, è giusto che ognuno allo sgarro si mangia quello che gli pare. No. Certo. Salsiccetta. Fantasmi in diretta. Se ci sei, batti un colpo. Non so. Vabbè, stanno i vicini. Che è, amore? Che è? Che è? Salsiccetta! A me! Sailor Moon delle salsiccette. Balletto d'amore. Amore. Fai così, tanto non ti vedono, tranquillo. Bravo. No, questa pinza, perché si chiama pinza, è buonissima. Cioè, è buona. Sono rimasti due pezzi, di cui uno io lo cedo al King. Tu non sei pieno? No. Io sì, mangio questo perché è pieno di salsiccia e basta. Ah, raga, ecco il dolcetto. Questa volta sono fiera di me perché sinceramente sono piena, ma non pienissima, cioè nel senso che sto bene. Invece l'altra volta stavo un po' buttata. Stavolta no. Vi faccio vedere il dolcetto. Questo è uno dei miei dolcetti prefe. Che questi avanzeranno per 2-3 giorni, il King per 2-3 giorni farà festa completamente. Ne prendo uno. Me ne mangerò 3 di questi così e va. Buono, eh? Panna e basta, ragazze, 2. E va, non voglio troppo. E in più ricordo domani mattina c'ho pure il peso. Però mannà, troppa pizza. Comunque, non è perché vi dovete pesare, la sera prima dovete far digiuno, raga. Ok. Buono. Avete visto? Ieri sera non ho fatto il video della cena perché mi sono mangiata l'insalata di riso. Non mi andava di sentire di qua, di là. No, era avanzata l'insalata di riso e l'ho mangiata. Non mi andava di mettere il video per mangiarmi 50 grammi di riso. Ma io, raga, quando mangio lo faccio vedere. Cioè, io non mi nascondo da niente e nessuno. Altrimenti non avrei proprio cominciato a mettere i video. Quindi... Niente, raga, io basta. Io stop ad un agul. E... fine, mettete like, andate su G, andate su TikTok. Ciao a tutti, raga, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, raga. Ciao.